Eccoci ritornati in diretta, è appena terminata la tavola rotonda, era registrata, moderata da chi vi sta parlando, Marco Marchese, speaker del secondo congresso di Liberi TV. E la tavola rotonda era tutta, verteva tutta sull'informazione, ne hanno discusso Vincenzo Litta, direttore di Società Libera, e Luca Ostellino, giornalista del Sole 24 Ore. Adesso chiedo a Donato se nel frattempo sono arrivate richieste di intervento per il dibattito generale, per andare in diretta con qualcuno ha fatto richiesta. No, non ci sono richieste, quindi a questo punto io direi di mandare il secondo blocco di contributi di ospiti che abbiamo registrato nei giorni scorsi. Vi propongo un blocco che durerà circa 25 minuti, e dopodiché al termine ritorneremo in diretta, verificheremo se ci sono richieste di interventi, se ce ne saranno li metteremo subito in diretta, se non ce ne saranno allora a quel punto vi darò le informazioni su come si svolgerà tutta la fase offline fino a domenica alle ore 19 di questo secondo congresso di Liberi TV. E vi darò tutte le informazioni, come si accede al web forum, come si utilizza questo strumento, e quindi a quel punto sospenderemo i lavori in diretta e andremo in questi lavori offline secondo le modalità che vi spiegherò. Allora, i contributi che adesso andranno consecutivamente, uno dopo l'altro, sono un intervento di una ospite, si chiama Nunzia Coppedè, che è responsabile del presidente della FISC Calabria. Centrerà il suo intervento ha messo un titolo al suo intervento che è disabilità e comunicazione. Dopo l'intervento di Nunzia Coppedè interverrà un altro ospite che è Giuseppe Mazziotti, esperto di proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie, fondatore di Media Artis. Il primo intervento durerà circa 13 minuti, il secondo intervento che ascolterete, quello di Giuseppe Mazziotti, dura 4 minuti e 20 secondi. Giuseppe Mazziotti è iscritto all'associazione, e poi interverrà Francesco De Palo, giornalista e scrittore in qualità di ospite. Il suo intervento dura poco meno di 4 minuti. E chiuderemo con un altro ospite che è Monica Lozzi, consigliere del settimo municipio di Roma per il gruppo 5 Stelle, nostro ospite. Noi abbiamo un legame con il settimo municipio perché Liberi TV registra le sedute del consiglio e li mette a disposizione. Questo intervento è un intervento di 1 minuto e 40. Allora, ricapitolando, adesso andrà questo blocco di interventi registrati, dureranno circa complessivamente 25 minuti, ritornerò in diretta, verificheremo se ci sono richieste di interventi, se non ce ne saranno sospenderemo i lavori, se ci saranno proseguiremo fino alle ore 23 come d'ordine dei lavori, e poi prima di sospendere i lavori di questa prima giornata di questa sessione in diretta vi spiegherò come si svolgerà il dibattito generale offline, che da questa sera fino a domenica alle ore 19 continuerà con i lavori di questo secondo congresso. Se Donato, che sta gestendo la parte tecnica, vuole far partire questi contributi, io per adesso ho detto tutto, quindi ci ritroviamo fra circa 25 minuti. Bene, siamo ritornati di nuovo in diretta con il nostro dibattito generale che ha offerto a voi congressisti tutta una serie di contributi registrati che abbiamo raccolto nei giorni scorsi di ospiti, e c'era anche un iscritto. Chiedo a Donato gentilmente se può controllare il Google Group e sia la casella di posta elettronica per verificare se ci sono richieste di intervento per il dibattito generale. La matita si muove? No, non si muove più la matita. Evidentemente sta verificando, quindi regoleremo i lavori in funzione della risposta a questa domanda che ho posto a Donato.
No, ecco, non ci sono richieste di interventi. Bene, allora a questo punto, un po' prima del previsto, circa un'ora e un quarto prima del previsto, chiudiamo i lavori, di questa prima sessione, della sessione d'apertura del secondo congresso di Liberi TV, e adesso il congresso si sposta offline. Risposta offline sul web forum, il web forum che in questo momento chiaramente è vuoto perché si è appena aperto. E vi do le istruzioni. Allora, se voi siete qui in home page, insomma, state vedendo me che sto parlando, qui sotto ci sono tutta una serie di informazioni e poi c'è fase 1, fase 2, fase 3. Ecco, si è chiusa la fase in diretta streaming, che è la fase 1. Si apre in questo momento la fase 2, che è offline sul sito, attraverso il web forum. Per accedere al web forum basta cliccare sul link che trovate e qui dovete fare l'accesso. Per fare l'accesso vi dovete iscrivere, chiaramente, se siete già iscritti avete delle credenziali per poter entrare sul sito di Liberi TV e quindi sul web forum. Se non l'avete fatto, è sufficiente iscrivervi, crea un nuovo profilo, è assolutamente facile e intuitivo. In ogni caso, nella pagina principale, sì, mi dice Donato che l'iscrizione al sito deve essere accettata, chiaro, c'è un filtro, quindi noi verificheremo attraverso l'elenco degli aventi diritto che sia la persona giusta. Perché soltanto gli aventi diritto che accedono, che si iscrivono al sito e quindi accedono con queste credenziali possono pubblicare. Viceversa, chiunque può leggere, chiunque può commentare i post, però per scrivere un post, quindi per fare un intervento, bisogna essere un avente diritto, quindi bisogna essere un congressista. Per essere congressista bisogna iscriversi, chi non l'ha ancora fatto. Costa pochissimo, 10 euro, lo si può fare anche in questa fase congressuale offline, prendendo pieni diritti da congressista. Questa fase offline durerà fino a domenica alle 19, quando invece sarà la fase 3. Andiamo a vedere l'ordine dei lavori, cosa ci propone l'ordine dei lavori per domenica. Allora, domenica 18 maggio, tutto incomincerà alle ore 18 con la diretta streaming, per cui qui dove state guardando adesso si animerà nuovamente il dibattito online, continuerà il dibattito generale con interventi di iscritti, di ospiti, di eventuali invitati. Poi alle 19 c'è il termine per la presentazione delle mozioni generali e particolari. Alle 20 c'è il termine per la presentazione degli emendamenti alle mozioni generali particolari, cioè noi riceveremo le mozioni generali particolari, immediatamente le metteremo a disposizione, per cui ci sarà un'ora di tempo per presentare eventuali emendamenti a questi documenti congressuali. Alle 20 scade il termine per la presentazione di proposte di modifiche statutarie. Sempre alle 20 scade il termine per la richiesta di voto segreto per il rinnovo degli organi. Ecco, questo è un po' uno spartiacque, perché per il rinnovo degli organi, cioè vale a dire le elezioni del presidente tesoriere, l'elezione del segretario, l'elezione del direttore della Web TV, si fa a voto palese, salvo che non ci sia almeno un iscritto che fa formale richiesta di voto segreto. Allora lì si utilizzerà uno strumento piuttosto che un altro. È prevista dopo le 20 l'eventuale replica del Presidente uscente, poi incomincerà tutta una fase di votazione. Si voterà il bilancio preventivo, consuntivo e rendiconto. Si voterà la proposta di quota di iscrizione da adesso in poi. Si voteranno le eventuali richieste di modifiche statutarie. Si voteranno eventuali emendamenti ai documenti congressuali, cioè a dire mozione generale integrata dal programma annuale, si voteranno i documenti congressuali, cioè a dire la mozione generale integrata dal programma annuale o le mozioni se ne verranno presentate più di una. Poi ci sarà la fase delle candidature, propedeutica chiaramente all'elezione di presidente
segretario e direttore della Web TV. Ricordo che il nostro statuto attribuisce le funzioni di tesoreria al presidente. Entro le ore 22 è prevista la chiusura dei lavori. Questo è il programma, per cui non mi resta altro che ricordarvi che questa seconda fase dei lavori del secondo congresso di Liberi TV si fanno offline sul web forum che abbiamo predisposto. Guardate le informazioni qua sotto, ci sono tre punti: fase 1, la stiamo chiudendo in questo momento, la fase 2 è quello che ho spiegato fino adesso, la fase 3 riguarderà domenica dalle ore 18 alle ore 22. Donato, per cortesia, un ultimo controllo se ci sono richieste di interventi, perché se non ce ne sono io mi accingo, diciamo, a chiudere questa prima giornata e questa prima fase del lavoro del secondo congresso. Puoi verificare gentilmente le caselle del Google Group e la casella liberitv@gmail.com se ci sono richieste di interventi per il dibattito generale? Aspettiamo qualche secondo. No, non ci sono richieste. Allora, cari congressisti, a questo punto ci si sposta offline per qualsiasi informazione, sempre nelle informazioni che vedete sotto il mio faccione che vi sta parlando adesso. Trovate tutte le informazioni per contattarci. Io auguro a tutti una buona serata e un buon proseguimento di congresso. Arrivederci, arrivederci a tutti e a presto risentirci. A più tardi ci sentiremo domenica.